bentornati alla nostra rubrica dedicata alla magia. Oggi siamo qui con degli ospiti, oltre a Mirko, quindi ciao. Abbiamo anche Casermaggio e Monica, perché volevamo fare qualche giochino un attimino più complesso, più che altro che coinvolgesse più persone. E giriamo direttamente, praticamente possiamo già dire, ben due video. Adesso andremo a vedere la prima performance, nella quale coinvolgeremo sia Case che Mirko e Gormi, se non si offende. E poi nella terza performance la protagonista Monica, però ci sarà qualcosa da fare un po' per tutti. Quindi direi che partiamo con quello che poi è il primo video di questa sequenza che andremo a vedere. Bene, allora partiamo con Mirko. Bene, sei pronto? Sì. Bravissimo! La solita mischiatina che ci sta sempre bene. Ovviamente non stiamo lì a fare tutta la storia dei miscugli, sennò non finiamo più. La cosa fondamentale è dimmi basta quando vuoi. Ok, qua. Scegli sopra o sotto? Questo. Quella, prendila pure, falla vedere in camera. Nel frattempo io mi diletto a guardare Monica. Ciao Monica, almeno siamo sicuri che non può essere... Mettila pure giù. Hai degli occhi meravigliosi. Oh, grazie. Queste bugie, guarda così, poi sono fantastiche. A questo punto quello che succederà, ragazzi, è che sarà il mazzo stesso a ritrovare la tua carta. E in che modo? Parlandoci. Soprattutto girando la tua carta con un solo schiocco di dita. Ok. Questa, vero? No. Non è il tre di picche? No. Però magari il mazzo parlandoci voleva dire che allora era la terza carta. Uno, due, tre. Questa? Sì. Era il due di cuore? Sì, era il due di cuore. Sai come ho fatto? No. Perché io e te siamo due assi. Beh, dopo questo piccolo incipit andiamo a fare il vero gioco, in cui il protagonista sarà il nostro amico Gormi. E guarda, non ti offendi? No, no, benissimo. Allora, in questo gioco, allora, innanzitutto diciamo che la preparazione del gioco è un pochino lunghetta. Ok. Okay? In quanto praticamente dovremmo andare a scegliere innanzitutto la tua carta. Mm-hmm. Però cercheremo di farlo tramite un metodo abbastanza complicato, di modo che sia chiaro ed evidente che non c'è nessuna possibilità di pilotare questa scelta. Ok, va bene. E lo faremo attraverso anche dei metodi, ok, assolutamente imprevedibili, del tipo tu dirai un numero a caso, mm-hmm, ok, che sia contenibile all'interno del quantitativo di carte, ovviamente, che giustamente non si può sapere prima, e in questo modo non può esserci alcun tipo di preparazione, diciamo. Ok, quindi ti pregherei di pensare ad un numero. Mm, e okay, quando l'hai pensato, ce lo dici. 19. 19, così sì, a caso. Così a caso, sì. Va bene, è la tua scelta. Allora adesso ne andremo a prendere 19 carte dalla cima del mazzo, ok? Okay? 17, 18, 19. Noi abbiamo qui le nostre 19 carte. Mm-hmm. Sei d'accordo? Benissimo. Ora le andiamo a prendere e queste carte diventano tue. Ok. Ok. A questo punto quello che ti chiedo di fare per andare a scegliere la tua carta, perché dire la 19esima carta era troppo facile, avrei potuto in qualche modo comunque andare a pilotare. Noi vogliamo che sia veramente, assolutamente casuale la scelta della tua carta. Mm-hmm. Quindi ti prego di farlo qua, che si veda anche bene. Ok, allora, adesso la prima carta la metti giù, la prima carta la metti sotto. Prima carta giù, prima carta sotto. Carta giù, carta sotto. E vai avanti finché non rimane una sola carta. Okay. A quel punto poi ti fermi un attimo, creiamo un attimino di suspense. Nel frattempo noi ci raccontiamo due o tre barzellette, perché Casermaggio avrebbe potuto scegliere anche un numero un pochino più basso, ma no, lui vuole fare il figo, allora scegliamo numeri alti, così mettiamo tre ore solo per andare a fare quella che è la preparazione del gioco. Mettila qua che si veda bene, ok? E questa è la sua carta, ok? Mazzo completamente di carte casuali. Puoi per cortesia mostrare alla telecamera la tua carta? E guarda anche tu magari. Io non guardo. Qual è la tua carta?
Questa è la mia casa. Signore, infatti vedete bene la scritta. Non so se questa è la mia carta. Io l'avevo detto che avremmo trovato la tua carta, eh. Ragazzi, ci è rimasto malissimo, fantastico. Ragazzi, è bello e divertente anche così. Tu non ridere troppo perché comunque adesso tra poco tocca a te. E adesso toccherà scegliere te una carta. Ma questa è un'altra storia, è un altro video. Ci vediamo tra una quindicina di giorni, perché adesso faremo uscire i video una quindicina di giorni di distanza l'uno dall'altro. Quindi due video di magia al mese. Quindi pronti e stay tuned, che poi arriva anche il video protagonista Monica. Al prossimo ciao. Video! Ciao! No, questo è bellissimo!